ma abbiamo adesso con noi al telefono, come anticipato, il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, per esplorare la manovra che è stata annunciata e varata ieri. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno direttore, allora l'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina, taglio alto è questa, lunedì nero per le borse, oro e petrolio, ecco tutti gli aiuti decisi dal governo. Noi abbiamo più volte detto in questi giorni, lei ne converrà, che fare polemiche sterili non serve a nessuno, però voi siete il giornale economico finanziario più autorevole di questo paese e chiaramente avete facoltà di dire a tutti gli ascoltatori come stanno realmente le cose, se i soldi stanziati sono sufficienti oppure no, ovviamente ricordando che ci sarà un'altra manovra in aprile. A lei. I soldi stanziati certamente sono tanti, 25 miliardi più l'effetto leva, però c'è anche un altro aspetto da considerare che troppo spesso viene trascurato. Questi soldi non sono a fondo perduto, significa che poi alla fine qualcuno dovrà pagare. Ecco, io credo che ci deve essere la consapevolezza da parte di tutti che questi soldi poi alla fine dovranno saltare fuori da qualche parte. L'Italia ha un debito pubblico straordinariamente elevato, l'Europa non ci ha fatto regali, ci ha concesso della elasticità, facendo diciamo così soprassedere ogni problema che riguarda i vincoli del debito pubblico, che in tempi normali più di tanto non può essere sforato. Ma anche qui c'è un problema che dobbiamo tenere presente perché impatterà sulla vita di tutti noi. Questi soldi l'Europa non è che ce li regala, alla fine dovranno essere restituiti. Ecco, consapevoli che la manovra è importante, ma che questi soldi non sono un regalo, questi soldi dovranno essere restituiti in un modo o nell'altro. Direttore Tamburini, invece per quanto riguarda appunto le specifiche del decreto, ecco, che cosa le sembra che potrebbe funzionare bene e subito di ciò che è stato deciso? Ma sulla carta sono stati decisi interventi importanti, stop alle tasse per esempio, più liquidità, sostegno per le aziende che esportano da parte della SACE e delle altre società pubbliche, moratorie anche per le partite IVA, proroga a settembre, credito d'imposta al 60% sugli affitti dei negozi, sospesi versamenti di ritenute e contributi. Come vedete c'è anche per le partite IVA e i contratti Co-co-co 600 euro subito. Ci sono tante misure che portano a un sollievo immediato, però poi questi soldi alla fine nessuno li regala, da qualche parte dovranno essere trovati e qui sarà un momento per la vita del paese davvero molto complicato. Di svolta, direttore, lei fa benissimo ricordarcelo subito. Prima di salutarla, per anni ci siamo appoggiati, di fatto, ma a cominciare dai governi, ad uno straordinario italiano che però nella vita fa il banchiere, Mario Draghi. Adesso che purtroppo c'è la Lagarde, abbiamo visto di che soggettino stiamo parlando, non è ora che la politica torni a fare il suo mestiere. Abbiamo fame di politici di altissimo livello. In una fase d'emergenza non ci possiamo accontentare di mezze figure. Non stiamo parlando solo di italiani, direttore. Io credo che questo problema si ponga per l'Europa, perché questo è la cartina di tornasole. Se l'Europa dimostrerà di funzionare, la realtà europea, l'Unione Europea avrà un senso. Se fallirà la prova, è chiaro che si andrà sarà opportuno, necessario, scegliete voi l'aggettivo, voltare pagina. E c'è anche un problema di leadership della politica. Credo che in questo momento lo scontro vada evitato, è il momento di serrare le fila, però poi si tirerà una riga e si farà una verifica se davvero quello che è stato fatto era quello che doveva essere fatto e anche delle occasioni mancate. Mi viene da sottolineare una scelta, credo sia una scelta importante e simbolica,
la Regione Lombardia ha deciso in 10 giorni e con investimenti anche privati importanti di realizzare quanto probabilmente avrebbe dovuto realizzare la Protezione Civile diversi giorni fa, e cioè un ospedale dentro la Fiera di Milano. Non era impossibile, lo stanno facendo, probabilmente andava fatta prima e andava fatta dallo Stato centrale. Senta direttore, noi abbiamo ricordato più volte in questi giorni che chi fa il nostro mestiere lo fa trasformandolo quasi in una missione, quindi durante la riunione di redazione che lei avrà con i suoi giornalisti e collaboratori ci saluti tutti i colleghi da parte di RTL 102.5. Buon lavoro. Lo farò senz'altro, ormai siamo tutti a lavoro a distanza, in sede rimaniamo una decina. Bene, buona giornata e buon lavoro.